Delle domande che le vittime di narcisisti tendono talvolta a porsi è quella sul come molto spesso il narcisista patologico abbia successo nella vita professionale e sociale. Essendo io stesso profondamente interessato alle tecniche di pensiero positivo e di felicità barra successo, ritengo particolarmente significativa questo tipo di domanda, proprio perché costituisce uno di quegli interrogativi che, se seminati nella mente di ciascuno di noi, possono, purché opportunamente coltivati, germinare in processi di crescita personale, rinascita. Per questo motivo voglio oggi dedicarmi a spiegare, la tematica inerente il come certe tipologie di narcisismo siano particolarmente predisposte al successo in termini professionali e sociali. Prima di tutto, però, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e cliccate sul campanellino delle notifiche, così da poter, ricevere in tempo reale aggiornamenti e comunicazioni inerenti le mie future attività sul canale. Seguitemi poi sulla mia pagina Instagram, giusecal86, così da poter usufruire delle dirette e dei contenuti specifici che tendo a pubblicare in quel canale. Troverete il link alla mia pagina Instagram, nonché l'email cui scrivermi laddove vogliate contattarmi, nella descrizione a questo video. Andando all'argomento del giorno, intanto voglio precisare che la capacità di conseguire il successo professionale è peculiarità di un solo tipo di narcisismo, ovvero sia del narcisismo overt. È indubbio che gli stessi covert tendano a manifestare nel loro intimo, non certamente al di fuori, desideri di grandezza, di fama. Tuttavia, a differenza del narcisismo overt, nel soggetto covert, questi desideri non si tramutano mai in una attitudine al perseguimento del successo. I covert sono tradizionalmente individui che trascorrono la propria vita vagando professionalmente all'apparente ricerca di un senso senza mai nulla conseguire, a differenza invece dei narcisisti overt, che risultano capaci di scalare la vetta sociale e professionale. Tuttavia, attenzione, anche i covert nel loro profondo desidererebbero riuscire a conseguire il successo. Dunque, consiglio alle stesse vittime di narcisismo covert di prestare attenzione a quanto segue. Che cosa allora caratterizza il narcisista overt? Che cosa lo rende così abile alla scalata professionale e sociale? Certamente lo charme e l'assertività, che sono presenti in misura maggiore che nel narcisismo covert. Gli overt sono degli individui che, pur presentando un'evidente freddezza che nel narcisismo covert viene gelato dietro questa apparente alone di vulnerabilità e timidezza, sono certamente molto più capaci di un covert di trasmettere l'idea della sicurezza, l'idea dello charme radioso di chi ha tutto sotto controllo. Ma non è soltanto questo l'elemento che permette loro di scalare. No, anzi, non è questo l'elemento dirimente, in quanto i narcisisti overt di maggiore successo sono individui, uomini o donne, dotati di un tratto particolare che è il loro presente in sommo grado. Parlo della cosiddetta pseudo-sublimazione. La pseudo-sublimazione altro non è se non una falsa sublimazione. Sublimazione in ambito psicologico è un concetto espresso per la prima volta da Freud, secondo cui con questo termine si dovrebbe far riferimento alla capacità della psiche umana di convogliare le pulsioni sessuali verso obiettivi non sessuali,
In Freud la sessualità si connota molto spesso di tratti molto aggressivi, per cui un esempio di sublimazione può essere il convergere istinti sessuali aggressivi nell'attitudine ad essere un buon chirurgo, oppure il convergere, il trasferire, il reindirizzare impulsi fortemente erotici, sublimandoli nella produzione artistica. Quindi l'intensità dell'energia sessuale, che rimane, a detta di Freud, allo sempre e comunque molto elevata, si accompagna in questo tipo di pulsione con una attitudine a mutare il target verso cui indirizzarsi. Da quanto vi ho appena detto, è evidente come la sublimazione, così come espressa da Freud, sia certamente un criterio positivo, che consente cioè di trasformare energie potenzialmente distruttive in attività, impulsi che rendono grande l'uomo, che lo elevano. Attenzione, tuttavia. Nell'ambito del narcisismo overt parliamo di pseudosublimazione, falsa sublimazione, perché la pseudosublimazione del narcisista è l'attitudine ad accompagnare il suo indubbio charme con la volontà di perseverare e lavorare, di muovere quindi, scusatemi la franchezza, il suo culo per perseguire i suoi obiettivi sociali e professionali. Guardate che in questo il narcisismo overt dimostra una straordinaria attitudine ad applicare una delle regole fondamentali del successo. Nell'ambito del pensiero positivo, difatti, la credenza in qualcosa, la fede, nei termini che ho indicato in uno dei miei video che trovate su questo canale, è certamente essenziale per operare il cambiamento. E tuttavia, in sé per sé, la migliore credenza è completamente inutile laddove non venga affiancata dalla tenace volontà di lavorare per perseguire un obiettivo, di agire, cioè, e di agire essendo anche disposti a pagare il prezzo delle nostre azioni. Vorrei fare una precisazione su quest'ultimo punto per quanto concerne il narcisista patologico. I narcisisti detestano perdere e non sono affatto amanti del pagamento del prezzo. Tuttavia, nell'overt, la pseudosublimazione aiuta questo tipo di personalità a non desistere, a non mollare nella consapevolezza che se non vada bene una volta, andrà bene nell'altra. Io sono convinto che quanti tra di voi siano stati vittime di overt potranno testimoniare l'attitudine di questi narcisisti, magari a perseverare nella ricerca di colloqui di lavoro laddove volessero fare il salto professionale. Anche questa è perseveranza e capacità di resistenza, che tuttavia non equivale alla capacità di essere in grado di gestire il prezzo dell'agire, perché con la gestione del prezzo, la capacità di pagare il prezzo dell'azione, si intende anche la capacità di riuscire a sublimare realmente la sofferenza, l'errore, la scelta sbagliata in un momento di crescita. La crescita interiore è un tratto che purtroppo costantemente e prioristicamente assente nel narcisismo patologico. Tuttavia, questa personalità, se overt, è certamente dotata di un tratto che in termini di intensità potrà poi variare di persona in persona, ma che è comunque molto forte, è dotato di una fortissima attitudine alla pseudo-sublimazione. Sarà dunque disposta a lavorare anche sodo e a perseverare nel raggiungimento del suo obiettivo. Ma se così è allora, perché parliamo di falsa sublimazione? Il motivo è semplice, perché vedete, il concetto freudiano di sublimazione attiene la trasformazione di impulsi distruttivi, questo eros che può anche essere indice di morte, in attività rigeneratrici, positive. Nell'ambito del narcisismo patologico, invece, l'attitudine a attivarsi
a muovere il culo, ad agire, a pazientare, è semplicemente mossa dal desiderio di ottenere approvvigionamento emotivo, rifornimento energetico, adulazione quindi, complimenti, ammirazione. E dunque subordinato a quella dipendenza energetica che è uno dei sigilli drammatici di questa patologia. Quindi la pseudosublimazione è intanto falsa in quanto è ancora una volta strumentale a perpetuare il ciclo di eterna dipendenza ed incapacità di crescita di questi soggetti. Ciò detto, vorrei chiudere con una considerazione rivolta alle vittime, tuttavia. Sono ben consapevole del fatto che il primo impulso alla luce della sofferenza causata dalla manipolazione sia quello di disprezzare questi individui. E tuttavia, badate bene, anche un narcisista di successo ha perseverato, ha avuto un obiettivo. È troppo comodo demonizzare in questi ambiti, piuttosto che chiedersi che cosa abbia portato al successo. Perché badate bene, anche la manipolazione patologica richiede una pianificazione e uno sforzo. Con questo non sto affatto giustificando il loro comportamento, sto però sottolineando l'impulso che dovrebbe sorgere in voi a non rendere vana la vostra sofferenza. Studiate il vostro nemico, cercate di carpirne i segreti in ogni ambito, in ogni situazione, inclusa quella del narcisista patologico, perché solo così sarete in grado di trasformare tutto questo ammasso di dolore in un punto di svolta, in un transito che vi condurrà ad essere persone diverse, persone migliori, persone capaci finalmente di perseguire da sé la via del successo. Non sprecate tempo ed energie arrovellandovi nel dolore, nella rabbia e nella demonizzazione. Cercate piuttosto di elevarvi. Non siate calimeri, diventate aquile. Bene, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi i vostri commenti e fatelo circolare sui vostri social media. Un abbraccio, buona giornata, ciao.